Simone, così ci insieme i casi, le chiacchiere stanno a zero, arriva lo snodo davvero decisivo del campionato. Sì, partita importantissima, sabato, dobbiamo vincere a tutti i costi, ma dobbiamo scendere in campo senza paura, perché la paura non deve esistere in un calciatore. Senti, ma dove è finito il Pescara? Difficile rispondere a questa domanda. Sì, perché ce lo stiamo chiedendo un po' anche noi. Purtroppo sono una serie di episodi, una serie di cose. Il Pescara ha sempre giocato, ha sempre provato a giocare, a parte a Terni dove ci siamo un po' abbassati rispetto al solito. Ecco, appunto a Terni, puniti nell'unico tiro in porta degli avversari. Quanta frustrazione c'è in un portiere che ha svolto praticamente lavoro di ordinaria amministrazione come te? Sì, tanta, ma soprattutto a me dispiace perché poi entro in spogliatoio e vedo i miei compagni con la testa bassa che si chiedono che dobbiamo fare. Sono cose che ti fanno male, però devi reagire. Non dobbiamo mollare, dobbiamo entrare ancora con più sangue agli occhi. Senti, Oddo in conferenza stampa è stato chiaro, bisogna tornare a giocare con coraggio. Cioè la partita di Terni bisogna metterla da parte, l'atteggiamento è stato troppo rinunciatario, non è nel DNA di questa squadra, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Questa è una squadra che ha sempre giocato, ha sempre attaccato. Probabilmente non siamo così bravi se ci mettiamo tutti dietro come altre squadre. Un gruppo compatto, siete tutti da parte dell'allenatore? Assolutamente. Cose che si dicono oppure... Ma no, sono cazzate, anche perché se ve lo dico io sono tra quelli che ha giocato meno, dovete crederci per forza. La squadra è assolutamente al 1000 per 1000 con Oddo. Su questo non c'è nessun'ombra di dubbio, non ce n'è uno che rema contro. L'anno scorso, vedi, era una cosa un po' diversa con chi non giocava, non era tanto contento l'allenatore. Quest'anno questa cosa non c'è assolutamente. Sei tornato titolare, che tipo di situazione sta vivendo il tuo compagno di squadra? Che cosa gli senti di dire? Quando analizzo un portiere guardo un po' quanti punti mi ha tolto, magari Fiorino ne ha tolto 3-4, quanti me ne ha portato, penso una quindicina, quindi stiamo parlando di niente. Il campionato di Fiorillo è assolutamente positivo, deve stare tranquillo e non vedere fantasmi che non esistono.